dopo. Ho un bell'appartamento proprio dal lunedì e ci vivo da sola, cicchi bum cicchi bi. Manca solo una cosa essenziale per me: il telefono, è chiaro, cicchi bum cicchi bè. Vado alla SIP per averlo con urgenza, dico, sapete io non so farne senza. Mercoledì arriva un operaio in CIP e dice, uai bebe, sono l'uomo della SIP, ho un telefono perfetto, te lo metto dove vuoi, te lo metto nel soggiorno, te lo metto dentro il bagno, te lo metto contro il muro, te lo metto nella hall, se lo vuoi col ciccalino che fa solamente bip, te lo metto volentieri come faccio con i VIP. Perché, way baby, sono l'uomo della SIP. E che uomo, e che telefono, in mezz'ora te lo metto dappertutto. Pensate un po', un telefono dappertutto, riflettuto un poco e considerato che era un uomo straordinario proprio come piace a me. Il telefono lo voglio, anche se non sono un VIP, quindi ho preso per la mano l'operaio della SIP cantando e holy holy. Riccardo, presto, mettilo perché voglio telefonare. Ma guarda, eccolo. E l'ho avuto nel soggiorno, e l'ho avuto dentro il bagno, e l'ho avuto contro il muro, e l'ho avuto nella hall, con o senza ciccalina, con il bippo senza bip. Ma lei l'ha messo dappertutto l'operaio della SIP cantando e ali ali, e ali ali. Chicky boom, chicky ba. È arrivato l'uomo della SIP, aiuto!